Less Artificial, More Intelligent, Always Human è il titolo che EY ha scelto per il Capri Digital Summit 2019. Gli speaker, le analisi, i casi che ascolteremo dimostreranno come le aziende possono costruire e mantenere successo economico e sociale investendo in innovazione, tecnologia, persone ed essendo consapevoli degli equilibri geopolitici in cui operano. Questi saranno i quattro pillar che affronteremo insieme durante l'evento in Capri. Ci confronteremo con la business community per cercare di comprendere come raggiungere uno sviluppo sostenibile tra pubblico e privato, tra investimenti e ricerca, tra qualità ed efficienza della vita, tra imprese ed ambiente. In primo piano, dunque, a Capri la geopolitica. Dopo Paracanna ascolteremo chi conosce i bisogni fondamentali dell'umanità. Ascolteremo Manoj Juneja, CFO del World Food Program, e chi prepara il nostro futuro, Lucia Votano, scienziata che partecipa al progetto Juno sulla fisica dei neutrini in Cina. Tecnologia. Tecnologia sarà il secondo pillar che affronteremo durante l'evento di Capri. In costante trasformazione la sua complessità aumenta e anche la sua qualità diventa sempre più complessa. La tecnologia nasce dalla ricerca scientifica, ma è fondamentale per l'avanzamento della scienza e per la crescita dell'impresa. Ne parleremo con Jarno Lanier e continueremo a parlare di intelligenza artificiale, nanotecnologie, biotecnologie, ma anche di economia con Maria Savona, Professor of Innovation ed Evolutionary Economic University of Sussex. E infine parleremo con Marco Simoni, presidente dello Human Technopole. Innovazione. Innovazione sarà il terzo pillar che affronteremo a Capri. Innovazione in fondo è il punto di incontro tra imprese, università, poli tecnologici e società civile. Di innovazione, che è il change maker globale, parleremo insieme al premio Nobel per la pace, Yunus, e continueremo a farlo anche con Marco Gualtieri, founder e CEO di Seed & Chips, e infine con Ilaria Capua, virologa. Perché accanto al marketing e alla finanza, anche la qualità, una vita migliore, ci aiuta a muoverci, a confrontarci e a trasformarci. Conoscenza, competenza, aggiornamento. In ogni settore sono le leve strategiche che fanno la differenza. Senso critico, visione orientata al futuro e coraggio di trasformarsi assicurano la continua evoluzione dell'impresa e dei suoi leader. È così che l'educazione, nel privato come nel professionale, non è un costo ma è un investimento. E dopo Ian Goldin ne parlano Paolo Benanti, gesuita, Ethics and Bioethics Professor, e Davide Dattoli, CEO e founder di Talent Garden. Parleremo di persone. Grazie, ci vediamo a Capri il 4 di ottobre. Non potete perdervela.